Ciao a tutti da Vasto Schibam, oggi bellissimo video riguardante l'attività agonistica. Questo video penso che possa interessare moltissimi di voi perché sicuramente moltissimi di voi sono interessati a migliorare. In questo video voglio dimostrarvi che l'attività agonistica, se non l'avete mai considerata, diciamo che è il caso di considerarla, è il caso di provarla e ho invitato un ospite per l'occasione. Che salutiamo subito, si chiama Gianni Mulazzi. Ciao Gianni. Ciao a tutti, buongiorno. Non vi dico subito chi è Gianni, ma prima vi spiego un po' di cosa parleremo in questo video. Come vi ho accennato in precedenza, vogliamo parlare un po' di sci master, che è quindi di sci agonistico. E come dicevo in precedenza, quello di cui mi sono reso conto è che diciamo che lo sci agonistico master, quindi dopo una certa età, è visto come qualcosa di non necessario, di strano, di qualcosa un po' per invasati, qualcosa di non divertente, qualcosa di pericoloso, da molti sciatori appassionati, ma a mio parere questo è profondamente sbagliato. E quindi voglio parlarne un po' in questo video e ringrazio Gianni per essere qui perché Gianni è un atleta master, ma non solo. È un atleta master nonché allenatore, nonché maestro di sci, ovviamente, che ha fatto il percorso che potrebbe essere fatto da molti di voi, perché lui ha iniziato a sciare non in tarda età, ma insomma, penso intorno ai 30 anni, poi ce lo spiegherà lui esattamente quando ha iniziato. E all'inizio era come tanti di voi, era uno a cui piaceva moltissimo lo sci, sciava dalle 8:30 alle 4:30 da turista, quindi andava in giro per il resort sciando. E lui per primo, vedendo i master, non, mi ha raccontato che diceva: ma come si fa a sciare in quel modo? Non può essere divertente. Poi qualcuno lo ha convinto a provare e gli è piaciuto talmente tanto che quindi non ha fatto come me, cioè io mi sono avvicinato al mondo, sono ritornato al mondo delle gare. Lui non credo che abbia esperienza agonistica in giovane età e devo dire che ha un bel talento perché per essere arrivato dove è arrivato senza avere un'esperienza in giovane età è veramente tanta roba. E comunque io da giovane, sebbene non abbia avuto particolari risultati, però ho fatto agonismo e già vuol dire tanto. Poi ho ricominciato a 33 anni e ho ricominciato per diventare maestro di sci, non tanto perché mi piacesse. Lui invece proprio si è fatto coinvolgere solamente non pensando di diventare maestro di sci e poi dopo si è fatto coinvolgere anche nel corso maestri ed è diventato poi maestro di sci. Quindi chi meglio di lui ci può spiegare questa cosa, insomma, che cos'è il mondo master, perché a lui non piaceva, vedendolo da fuori, e perché poi gli è piaciuto talmente tanto che adesso mi ha confidato che a 55 anni credo che abbia, vorrebbe smettere, ma non riesce, non riesce a smettere. E quindi direi che è ora di passare la palla a Gianni. Che per inciso adesso non ve lo. Ecco, magari se me lo consentirà mi manderà anche qualche video così vediamo anche come scia, ma vedrò, è uno dei master più forti in Italia, magari non tra i più forti in assoluto, ma insomma subito lì di dietro, ha della sua età. E quindi niente, passo la palla a lui facendogli alcune domande. E la prima che ti faccio è. Che poi sono un po' i luoghi comuni su questo mondo, sul mondo master. Si pensa, per esempio, che per fare pali bisogna per forza essere sciatori molto bravi. È vero questo? No, assolutamente. Come in tutti gli sport, l'approccio all'agonismo avviene dal principio. Quindi i bambini, voglio dire, già dalle categorie cuccioli, baby, fanno, li introducono all'agonismo e di sicuro non sono dei provetti sciatori. L'agonismo serve per completare un percorso. Fa parte, ovviamente, dal mio punto di vista, di un passaggio indispensabile per arrivare a un
a un buon livello anche di base, nel senso che la tecnica di base secondo me non può prescindere dal fare pali, dal fare, da usare riferimenti, da mettere delle situazioni dove ovviamente obblighi l'atleta, sia esso giovane o master, a chiaramente aumentare la difficoltà, altrimenti il campo libero è una bellissima cosa, si diventa anche bravi, ma ovviamente è un po' autolimitante, no? Perché chiaramente può arrivare fino a un certo punto, dopodiché devi aumentare le difficoltà, è solo aumentando il livello che si aumenta le capacità. Quindi per rispondere alla tua domanda, dal mio punto di vista, credo sia facilmente condivisibile, bisogna avere una tecnica di base, ma elementare, voglio dire, un terzo livello, un quarto livello, una volta che uno va a sci paralleli e sa condurre e sa frenare, ok, nel senso che quindi si sa, sa gestire la velocità, ecco, ovviamente non deve perdere il controllo degli sci un momento sì, un momento no. Quando ha una certa padronanza del suo gesto, può tranquillamente cominciare a cimentarsi in cose più impegnative, più sfidanti anche. Secondo me è anche un qualcosa che stimola e crea interesse nelle persone. No, beh, certo. Chiaramente per gradi. Certo che non è che lo portiamo sulla gran risa e gli mettiamo giù il tracciato e lo buttiamo giù. Ok, diciamo che la cosa può essere declinata in questo modo, cioè allora il percorso obbligato io lo uso anche con i principianti, non sapendo come fare a volte, cosa faccio? Quando ho dei gruppi grossi, gli faccio lo slalom tra di loro, li faccio mettere a 4 metri. Sì, li porti dove c'è poca pendenza, dove chiaramente la velocità più di tanto, no? È quella, e gli fai fare delle cose che poi, come hai detto tu, riproducono certe situazioni. Se invece parliamo di allenamento classico di gigante, quando uno sa scendere in sicurezza su un po' tutte le piste, lo può già tranquillamente fare, anche perché poi non è che bisogna per forza farlo sul ripido, no? Qualunque sciatore di livello normale che quando va a sciare scende su qualunque pista, no? Perché comunque le piste, cioè tanto le piste dove si fanno i pali sono sempre quelle meglio preparate, innanzitutto, quindi ci sono anche le condizioni per potersi esprimere e di conseguenza l'allenamento nei pali è una cosa, oltre che divertente, anche molto utile per migliorare la propria sciata, perché è solo aumentando la velocità che si impara a controllare meglio lo sci e anche a sentire certe sensazioni. Ok, magari su questo ci torniamo, ci torniamo magari dopo. Vediamo la seconda cosa, per fare pali, oltre a una certa età, molti pensano di essere troppo vecchi. Ma anche qui, l'aspetto, il master, questo è il mio modo di vedere le cose, perché io sono, ho un'età per cui posso solo che essere master. Ho fatto anch'io altri sport da giovane, ma questo non vuol dire che lo sport secondo me si può fare fino a 90 anni, anche a 100 se non ho la fortuna di arrivarci, no? Tutto dipende con che spirito e con che obiettivi uno lo fa, di conseguenza come ci sono i master della bici, i master del tennis, i master del nuoto, ovviamente ci sono anche i master dello sci. Il master dello sci ovviamente riproduce quello che è l'agonismo nello sci, quindi slalom gigante, slalom speciale, super gigante, le libere non le facciamo perché chiaramente sono pericolose, ma tutte le altre cose che fanno a livello di professionismo sono fatte anche nel mondo master e sono divertenti, insomma, perché quando tu dicevi prima giustamente che io ho fatto tutto il percorso, io ho iniziato a 30 anni, quando vedevo queste persone che facevano le gare, non è che non mi attirassero, però dicevo a queste persone, ma dov'è il divertimento? Buttiamo via, buttate via tutto. Ci abbiamo messo 2 ore per arrivare sulle piste da sci, no? E adesso fate 2 discese in tutto il giorno e tornate a casa. Io comincio alle 8, smetto alle 4 e faccio 50 discese, no? Non avrei mai immaginato che mi sarebbe piaciuto talmente tanto che sarei finito anche io in quella situazione lì. Però ecco, bisogna provarle le cose. Dopodiché, quando poi le hai provate, ognuno di noi ha delle reazioni diverse.
Ok, quindi. Purtroppo, per fortuna, a me è venuta sta malattia e dopo 15 anni, anzi 16 che lo faccio, ahimè non mi è ancora passata. Però vabbè, dai, prima o poi mi passerà, ma Comunque, insomma, intanto ce la godiamo. si può iniziare. Uno sciatore che scia anche 15-20 giorni all'anno e scia tutto il giorno, insomma, che è appassionato di sci, a prescindere dall'età, può tranquillamente cimentarsi in un tracciato, insomma. Secondo me sì, dovrebbe provare, per chi non l'ha mai fatto, magari in quel periodo dove normalmente le stazioni non sono aperte oppure non sono così attraenti, quindi magari inizio stagione, che aprono poche piste, fine stagione come adesso, a parte quest'anno che c'è una situazione particolare, ma anche in un anno normale, al 25 di aprile le stazioni chiudono. Normalmente rimangono aperti solo certi impianti o certe situazioni, no? Vedasi ghiacciai, vedasi posti come Livigno. Quella lì, secondo me, è l'occasione per cominciare, perché quelli sono anche occasioni in cui c'è la possibilità di provare queste esperienze. Per me è stato così. Io ho iniziato in estate a fare queste cose, perché in estate anche andare a fare campo libero non è poi così divertente. Tu arrivi sul ghiacciaio e di piste per sciare normalmente ce n'è una. Tutte le altre sono disseminate di pali, no? Quindi la persona, l'adulto, insomma, non ci va. Quando ho iniziato negli anni, fine anni 90, c'era più gente che faceva queste esperienze, quindi riservavano qualche pista in più, qualche tracciato in più. Ma oramai anche questo, il boom dello sci estivo è finito da un po', no? E quindi sui ghiacciai sei costretto, tra virgolette, ma quel costretto io lo vedo anche come un'opportunità per l'adulto. Ci sono varie organizzazioni, poi tu ne parlerai, ne hai già parlato nei tuoi altri video, no? Dove propongono allenamenti anche a persone adulte. Secondo me sono da provare. Dopo, come tutte le cose, se piace o non piace, sta al singolo, no? Ok, quindi insomma Non ci si può sono, non c'è iniziare? nessuna barriera d'ingresso, Oh, ecco. assolutamente, di nessun tipo. Ok. Lo dico io che sono partito da zero e quindi adesso lo insegno agli altri, ma non ho mai avuto nessun problema, a poterlo praticare in tutta sicurezza. Ok, ecco, a proposito di questo, terzo luogo comune, fare i pali è pericoloso. Io ho già fatto un video sull'argomento spiegando che intanto non ci sono studi sui master, quindi non abbiamo delle statistiche che ci possono dire se è più pericoloso o meno pericoloso della pista. Le statistiche ci sono solo sugli atleti professionisti. In ogni caso, sicuramente ha degli aspetti, vedi la velocità, vedi che ci sono i pali, che rendono ovviamente lo sci agonistico potenzialmente più pericoloso, però c'è anche da dire che paradossalmente per chi inizia a fare pali è molto meno pericoloso rispetto per esempio anche solamente ad atleti come noi, che insomma cominciamo a fare delle velocità che comportano che se per caso cadi il rischio ovviamente aumenta. Io E la parlo tua appunto. esperienza mi hai detto che lo Esatto, conferma la mia questo. esperienza è appunto questa. Io, toccando ferro, in 16 anni non mi sono mai infortunato seriamente. Infortuni quelli comuni che capitano anche scendendo le scale, quindi non è assolutamente questo. Anzi, ti dirò di più, secondo me l'allenamento per un master nei pali è meno pericoloso del campo libero. Ma il motivo è semplice, premesso che ovviamente devi avere delle protezioni minime, perché chiaramente nei pali c'è il palo, quindi ogni tanto capita di prenderlo all'inizio, soprattutto se non sei tanto capace, quindi, però ci vuole il casco, ci vuole il corpetto, ci vogliono tre cose banali che le prendi e per 10 anni poi sei a posto. Però considera che nei pali quando scendi ci sei solo tu. Quindi non c'è il rischio di tutti quelli che hai intorno invece quando sci in campo libero, che poi normalmente l'incidente avviene per quello, no? Perché in una pista ci sono tanti sciatori. Tu nei pali quando scendi sei solo tu. Ed è uno dei motivi per cui io ho trovato grande passione nel fare questa cosa, perché la discesa in una pista dove sei da solo nel tracciato è una situazione, secondo me, che molti sciatori non hanno mai provato. Ed è una cosa che invito a provare, perché è una sensazione dove uno si può esprimere in tutta serenità e in tutta tranquillità.
E poi all'inizio, quindi quando inizi, le velocità sono comunque beh, sono le ridotte. tue, nel senso che pian pianino, prendendo fiducia, tu cominci a scendere, vai alla tua velocità e pian pianino impari ad aumentarle, a gestire quello che succede, ma le cose avvengono per gradi. Dopo è chiaro che quello che è l'invito mio non è a comprare i pali, andare a piantarli e farli sé, bisogna appoggiarsi che ovviamente a dei professionisti, delle persone che non solo ti mettono il tracciato, ti fanno divertire, ma ti insegnano anche a, no? Ad imparare a fare quella cosa lì. Beh, E questo è quando vai in chiaro. campo libero, poi ti accorgi, se fai anche solo un weekend nei pali, magari nei pali all'inizio dirai: mi sono divertito tanto, ma è sufficiente che fai, tu lo sai meglio di me, che fai quattro curve in campo libero dopo aver fatto 2 giorni di pali, e anche quello che ti conosce, ti vede da fuori, dice: ma che cosa hai fatto? Sei migliorato. Ma te ne accorgi da te, perché chiaramente non hai il vincolo del far la curva esattamente in un certo punto, e di conseguenza, che poi quello che succede a chi fa solo campo libero, no? Perché ti crei poi delle situazioni, ti chiudi in una tecnica e sostanzialmente non migliori, Ecco, no? Perché veniamo esattamente a questo, volevo introdurre appunto, quindi sfatati i luoghi comuni, tutti possono provare a fare pali, poi non è detto che vi piaccia, però sicuramente, ecco, provate. esatto, un appassionato di sci dovrebbe provare, secondo noi, poi magari non gli piace, però deve provare, come tante altre cose, cioè uscire dalla propria zona di comfort è una cosa molto Come il importante. fuoripista, no? Come Bravo. andare in fuoripista. Uno prova, poi se gli piace va, altrimenti sta in pista. Stavo Però per credo che tutti abbiano provato almeno una volta a fare fuoripista, no? dire la stessa cosa. Beh, non è detto, perché anche io non sapevo andare fuori pista, e finché un giorno ho detto no, cioè se io voglio essere master di sci, devo saper andare fuori pista. Allora mi ci sono messo, Però però la curiosità di provare ce l'abbiamo tutti. sì, però sai, a volte quando provi a fare qualcosa di nuovo e non ti riesci o fai molta fatica, allora lì Ah, sai, hai sicuro. Beh, bisogno sicuramente la di un prima po' di volta mano. non è mai divertente. Neanche la seconda. Però è molto utile, perché comunque ti fa diventare uno sciatore più completo e comunque imparare qualcosa che non sai fare è molto più utile che continuare ad affinare qualcosa che bene o male sai già fare. Sicuramente poi, visto che sia il suo argomento, ma per chiudere la parentesi, è molto più pericoloso il fuoripista dell'agonismo. Quello è sicuro. Da un certo Lì ci punto di sono le vista. statistiche, Sì, per i per... fattori ambientali ovviamente, cioè per i Certo. rischi della montagna, non perché sia più pericoloso sciare in fuoripista. Perché quello è una sorta di alpinismo e l'alpinismo di base, Esatto. per definizione, è pericoloso. Esatto, Quindi esatto. veniamo un po' all'argomento che poi penso che interesserà di più di tutti, il fatto che fare pali sia molto utile per migliorare. Proviamo a un attimo approfondire un po' questo Ma discorso. Tra l'altro ci io tornerò visto che sopra. mi hai. Aspetta un attimo Sì, che certo, ci grazie. tornerò sopra perché quest'anno insieme a me ha iniziato un ragazzo che è un livello 5 che pattina anche con me. Ha iniziato a fare i pali e si è fatto i suoi. Non credo arriverà a 20 giornate di allenamento, forse arriverà a 20 giornate di allenamento. E partendo da zero, E all'inizio, comincia così. ovviamente all'inizio faceva molto fatica, ma l'ho visto la scorsa settimana in campo libero e anche domani lo vedrò. Spero di fargli qualche video perché è cambiato tantissimo, cioè ha preso una confidenza, oltre ad essere migliorato tecnicamente, ma la cosa che proprio i pali gli hanno dato è la confidenza con la velocità, è la capacità di gestire situazioni di neve un po' brutta, di pendenze Gli un po' più difficili. adattamenti, no? Sei obbligato a Esattamente. risolvere le situazioni che ti si presentano davanti. Quindi. Quindi devi reagire in una maniera completamente diversa rispetto a quando hai del campo libero in cui muoverti, perché poi è un discorso di destrezza, di abilità, di velocità dei movimenti. Comunque, vabbè, per rispondere e dare qualche così, indicazione, io, visto che mi ha invitato, porto la mia esperienza, perché ovviamente è più quella che io posso, è quella la cosa che io posso portare in questo incontro a cui mi hai gentilmente invitato, cioè quella di essere qualcuno che ho iniziato a sciare in tarda età, senza mai averlo fatto da giovane, di aver iniziato a fare queste gare master quasi a 40 anni e di essere diventato maestro in una fase successiva. Ma questo perché? Perché
Io prima ho dovuto imparare perché volevo fare le gare, quindi mi sono perfezionato nei pali, ma mi sono reso conto quando poi ho voluto fare il percorso sia da maestro che poi successivamente da allenatore, che mi è servito tantissimo saper fare certe cose nei pali, perché ho trovato molta più facilità a superare, tra virgolette, quelle prove che normalmente sono le prove dello sciatore provetto, no? Quindi gli archi, e quindi quelle situazioni. Ma perché? Perché, lo ripeto, è molto più complicato affrontare un tracciato che affrontare una pista nera. Cioè, se tu prendi un tracciato di una pista rossa o una pista nera senza tracciato, secondo me è più difficile scendere dal tracciato rosso coi pali che dalla nera in campo libero, no? Giusto per fare dei confronti. E di conseguenza l'aver imparato a fare decentemente, perché poi chiaramente sappiamo benissimo che i master non è che hanno una tecnica, una capacità che è lontanamente paragonabile agli atleti di alto livello, però comunque nelle situazioni ordinarie ti disimpegni in maniera comunque egregia, nel senso che quando poi affronti anche la pista nera, impegnativa, magari con la neve non tanto bella, magari la neve ghiacciata o magari la neve marcia, quelle situazioni dove normalmente va in difficoltà, ecco che io ho trovato nel mio percorso facilità nell'affrontare queste situazioni, perché ripeto, facendo spesso, anzi facendo quasi sempre allenamenti nei pali, la tua abitudine a risolvere il problema, ad andare a una velocità superiore magari a quella, no, che ti sembra la tua velocità di comfort, a schivare l'ostacolo imprevisto, quello che magari ti taglia la strada, insomma, secondo me sviluppi sicuramente delle abilità, questo è innegabile. I miglioramenti ci sono e sono secondo me tangibili, ma anche dopo poco tempo. Secondo me uno che affronta da zero un allenamento nei pali e fa i suoi 10-15 giorni all'anno, in 2-3 anni secondo me si trasforma già come sciatore. Lo stai dicendo anche tu, no? Che segui un ragazzo che ha fatto 10 giorni e già lo vedi cambiato. Ecco, una domanda che mi è venuta in mente dalla tua esperienza, cioè è possibile portare avanti, perché sia possibile è sicuro, però dalla tua esperienza, non so, quando entri dentro a questo mondo magari non ti piace e smetti, oppure ti piace e continui, ma poi a un certo punto cosa succede? Riesci a fare tutte e due le cose, cioè a continuare a essere turista e agonista, cioè a fare un po' di magari uno sci a 30 giorni all'anno, no? Che può essere un turista evoluto, magari si fa i suoi 15 giorni di pali, i suoi 15 giorni in giro per i fatti suoi, o niente, ti innamori dei pali, fai solo pali, oppure rimani turista? Dimmi anche la tua esperienza, cioè tu ti godi delle giornate di sci per i fatti tuoi o... Difficile dare una risposta, io ti do la mia risposta. Quando ti appassioni a questo mondo, un pochino ti prende, come in tutti gli sport agonistici, no? Cioè, quindi è ovvio che se a uno gli piace fare queste cose, poi quando... Però mi sembra che stiamo parlando di chi vorremmo coinvolgere, chi magari non l'ha mai fatto, no? Certo. Quindi io credo che se facessimo una statistica di quelli che provano, sicuramente secondo me sono quelli più che si appassionano che quelli che non si appassionano. Poi sul fatto che uno non si faccia prendere troppo la mano, non lo so, io purtroppo non sono l'esempio migliore perché... No, ma... Quindi non posso insegnare a nessuno. No, non c'è mica nessun problema. No, sai cosa? No, forse l'ho messo giù quello ma... che capi... Forse l'ho messo giù male. Io meglio. Vedo chi lo fa, chi lo fa con me, un po' invasato ci diventi, però nella maniera giusta, voglio dire, ecco, attenzione. Cioè noi siamo un gruppo piuttosto numeroso, perché poi un altro aspetto che secondo me è importante di questa cosa di cui stiamo parlando è anche la compagnia che puoi trovare e la condivisione che puoi trovare con altre persone, cosa che per carità c'è anche nello sciare normale, anzi è quasi la caratteristica dell'andare a sciare in compagnia, ma col fatto dei pali ancora di più, perché non puoi andare da solo, no? Quindi tu comunque sei sempre costretto ad aggregarti a un gruppo che lo fa, quindi questo costretto a aggregarti è anche un'occasione però di aggregazione, quindi conosci altre persone, condividi con loro le cose, si creano delle amicizie, eccetera eccetera. Io lo faccio perché
non ho ancora smesso perché ho talmente tanti amici che lo fanno con passione, che faccio fatica a staccarmi da questo mondo, no? Con cui condivido la stagione invernale, dai, non solo. Guarda, il mio discorso era più che altro questo, perché magari uno dice, vabbè, provo, ma poi sai, faccio 4, 5, 6 allenamenti all'anno. Ma 4, 5, 6 allenamenti all'anno, secondo me, possono già darti qualcosa, nel senso che io faccio sempre questo discorso. Impara l'arte e mettila da parte. Cioè, io ho comprato la roba da sci alpinismo, ho imparato a fare sci alpinismo, farò 2 o 3 uscite all'anno. Però mi diverto e le faccio volentieri. Mi sono fatto un po' di mazza per imparare e comprare tutto, però anche solo se sono 3, 4, 5 uscite all'anno le faccio comunque volentieri. Per i pali può essere la stessa cosa, anche perché se uno poi scia 20 giorni e ci mette dentro 6-7 giornate di pali, non sono assolutamente inutili, cioè non è che tutti gli anni riparte da zero, anzi... Sono già un numero di giornate importanti, cioè noi, il mio sci club... che allena e fa questo tipo di attività, voglio dire, quest'inverno, anche causa le regole che tutti sappiamo, per cui che se non avevi certe caratteristiche non potevi sciare, abbiamo avuto, ovviamente come gli anni precedenti, il nostro gruppo di clienti, di persone, sono arrivati, non lo nego, qualche persona in più, perché chiaramente qualcuno si è avvicinato anche, no, per poter sciare, perché queste erano le regole del gioco. E devo dire che, ecco, quella è la statistica di questi, lo posso fare. Cioè, sono arrivate delle persone che avevano veramente, erano dei novizi, cioè, quindi non avevo mai fatto esperienze di questo tipo, non tanti, però se faccio la statistica di questi, sono tutti eccitati e sono rimasti tutti colpiti da questo mondo. Quindi ti dico che, secondo me, se facciamo una statistica, sono più quelli che gli piace che quelli che lo rifuggono. E 5-6 giorni, che è poi una settimana, è già un bel traguardo per cominciare. Io ho iniziato così, i primi anni erano questi. La settimana estiva, un paio di occasioni durante l'inverno, e poi mi facevo le mie sciate. Poi pian pianino, ogni anno che passa... comincia a partecipare a qualche competizione, comincia ad andare meglio e da cosa nasce cosa. Ci vuole del tempo, ci vogliono degli anni, anche per imparare e migliorare, non è che si fa in una stagione. Quindi, anzi, io consiglierei di farlo per gradi, proprio perché tanto non c'è un obiettivo, no? Cioè non è che devono diventare tutti maestri di sci. L'obiettivo è quello di fare una cosa divertendo. Esattamente. No, quindi finché migliori, il divertimento è assicurato. Quindi fare le cose gradualmente è, secondo me, la cosa migliore. Il divertimento è nel miglioramento. Così, e se inizi a fare qualcosa di nuovo, il miglioramento è perché poi va anche detto, a onor del vero, che per fare questa attività bisogna anche un attimino prepararsi. Un attimino, cosa che sicuramente tutti si preparano ad andare a sciare, è ovvio, tutti fanno la prescistica, gli appassionati eccetera, magari se uno comincia a fare i 5-10 giorni di pali è bene anche che faccia una preparazione un pochino, che non vuol dire fare chissà cosa, però magari fare, come dici sempre anche tu, no, nei tuoi video, sviluppare certe, fare una preparazione in un certo modo, insomma, ecco. Certo, quindi può essere soprattutto anche uno sprone il rischio, ecco, bravo. Bene, bene, bene. Però questa è la mia esperienza, insomma, ecco, dopo. Ok, tra l'altro possiamo tranquillamente dire qual è il tuo sci club, è Enjoy Ski di Stefano Belingheri, che già conoscerete perché abbiamo fatto un video sui pattini. Tra l'altro tu utilizzi i pattini, tra l'altro l'unica occasione in cui ci siamo trovati era proprio giugno dell'anno scorso e abbiamo pattinato insieme. Però speriamo di vederci il prossimo anno in gara, perché tra l'altro tu sei un riferimento per me, no? Quando si va alle gare, dici, beh, ragazzi, non abbiamo parlato di gare, a parte le gare non necessariamente bisogna farle, perché magari uno non piace fare gare, basta allenarsi, il divertimento è l'allenamento. Poi se uno trova il divertimento anche nella gara, ben venga. Per esempio, io ti posso dire che venendo dallo sci agonistico fatto in adolescenza, io ho sempre odiato le gare, perché per me quello è stato un momento della mia vita, non dico brutto, però insomma non è stata una cosa che ho vissuto molto molto bene, quella delle gare in giovane età. Questo capita a tanti ragazzi. E quindi
E quindi quando sono tornato, facevo le gare perché dovevo diventare maestro e quindi io dovevo affrontare una gara, quindi ovvio che prima di fare l'Eurotest, prima di fare una gara, prima di fare le selezioni devi fare per forza l'esperienza di gara. Ecco, devo dire che adesso in questa mia seconda rinascita, perché 5 anni che non faccio gare, quest'anno le gare che ho fatto me le sono godute molto di più rispetto, cioè sto cominciando a riapprezzare anche le giornate di Ma perché gara. eri libero di testa, no? Non avevi delle situazioni stressanti per cui, cioè, sei andato a farlo per il piacere di farlo. Probabilmente sì. Poi le ho vinte tutte quest'anno, quindi Vabbè, se almeno vinci ancora poi è ancora meglio. più bello. Sì, vabbè, devo approfittare che sono l'ultimo anno della 3, perché il prossimo anno non si vince più niente. Io non vinco quasi mai, ma nonostante questo non riesco a smettere, quindi non è importante No, ma vincere. come dicevamo l'altra volta, L'importante. se vinci sempre, dopo non ti diverti più, no? E vuol dire che No, sei ma nel posto sbagliato. a parte quello, da adulti non c'è stress, c'è proprio il discorso che secondo me uno deve provare perché deve capire quanto gli piace, però quello che è garantito è che migliora. Questo è un dato che chiunque lo può confermare, qualunque professionista, maestro, allenatore, atleta. Vedrai che ti diranno tutti, poi basta guardare, quelli bravi sono passati da lì, o da piccoli o da grandi, ma quel percorso l'hanno fatto, altrimenti non si arriva a certi livelli. Purtroppo, per fortuna è così, ma credo in tutti gli sport, non solo nello sci. Non solo nello sci perché ci facciamo questa, no? Tante volte ci facciamo questa, forse perché vabbè, magari viene visto come un ambiente un po' di persone un po', ma non è così, vi garantisco che è anche un bellissimo ambiente. No, Ci sono assolutamente. Io tante persone. entrando nello sci club quest'anno, nello sci club Carpani, mi sono reso conto che è un ambiente bellissimo dove sostanzialmente poi la maggior parte delle persone sono sciatori, tra virgolette, normali, cioè di fenomeni, ce ne sono pochi, la stragrande maggioranza dei No, master beh, ma poi alla come in tutte le fine cose gli sono. eccessi ci sono, ma sono in piccola parte. La Però maggior come. parte lo fa perché veramente si diverte e dà una passione per lo sci, non per le gare. Perché poi, quando poi ti trovi in questi ambienti, ti rendi conto che trovi veramente dei super appassionati. Ma Esatto, che veramente. la cosa può essere interessante per chi magari è appassionato, però vive in un ambiente dove magari l'appassionato è solo Ma lui, magari non no? ha l'occasione, non ha l'amicizia, non ha avuto mai l'opportunità. Quindi Quella sicuramente è una. sicuramente tu poi potrai dare a chi avrà l'interesse così, le opportunità, quello ci sono. E ripeto, ci sono soprattutto nei momenti in cui magari uno non penserebbe andare a sciare, no? Quindi in autunno, in estate, a fine stagione, quelle situazioni dove poi normalmente magari uno, quindi provate e poi Per ci direte. iniziare, poi sì. Ma io sorrido perché lo so già come va a finire. No, ma io lo spero anche perché il mondo master ha assolutamente bisogno di nuove leve, perché soprattutto sì. nell'età tra i 30 e i 45 anni ci sono veramente pochi atleti. Quindi sappiate che se iniziate e avete quell'età lì, le gare le vincerete perché siete da soli. Sul podio ci si va spesso e volentieri, perché effettivamente Sì, nelle c'è un gare po' di nazionali carenza. sì, se poi già cominci a fare quelle internazionali, già lì qualcuno poi Beh, chiaro. qualche gatta da pelare la trovi. Però ho visto che anche lì comunque c'è un po' lo stesso problema, no? Cioè anche a livello di gare internazionali c'è Sì, c'è lo molto. stesso problema, però senza andare troppo nel particolare, però le categorie sono strutturate diversamente. Cioè a livello internazionale quello di 30 anni gareggia con quello di 55. Io e te gareggeremo assieme. In Italia io e te gareggiamo assieme, ma facciamo due classifiche Certo, sì, certo. separate. Mentre invece a livello FIS, dai 30 ai 55, la classifica è quella. Dopodiché ci sono quelli dai 55 in su. Però hai ragione, c'è bisogno, il movimento master ha bisogno di nuove facce, ha bisogno di persone, ma ha bisogno di appassionati, nient'altro, perché poi, parliamoci chiaro, sono gare, ma sono gare goliardiche. Cioè, dove il risultato è una delle tante cose. Certo che uno va per il risultato, ma cioè, No, no, si va per la c'è il prima, compagnia, si c'è il fa per. durante e soprattutto c'è il dopo, perché Esatto. poi dopo un minuto di gara, chissà com'è, in un giorno hai tante di quelle cose da dire su quel minuto che arrivi a sera
che non te ne sei neanche accorto. Vero, vero. Quindi Bene. svisceri. Bene, Bene, direi che dai. adesso quindi ti lasciamo andare perché tu stai per partire, che vai a fare l'ultimo weekend di gara. Perché quest'anno non si finisce mai, Infatti. quest'anno è la stagione dei record. Pensavamo di non partire, a dicembre eravamo qua a dire boh, si farà, non si farà. Sono passati 4 mesi e non abbiamo ancora smesso. Purtroppo il mio gruppo, per fortuna, continuano a essere carichi, non capisco che cosa abbiano bevuto, ma non c'è modo di smettere. Quindi, a parte le battute, domani è l'ultimo weekend. Bene. Domani finiamo. Va bene, dai, direi che abbiamo Ok? detto tutto quello che dovevamo dire. Io ti ringrazio È stato molto. un piacere. E niente, non mi resta che salutare anche voi. Ci vediamo alla prossima. Come al solito, mi raccomando, casco in testa ben allacciato, mai come oggi, e gas aperto, sempre. Ciao!